Buonasera a tutti, ho il piacere di presentarvi Alberto Balia. Ciao Ciao, Alberto. buonasera. Volevo cantare una canzone questa sera, volevo fare onda su onda, ma in dialetto del Unda con Sulcis. onda. Come, come? Unda con onda. Su Ecco. mari ma rapportai, attesa atteso, pomori e nasorti, defiana e tingiosa. Ecco, questa è la premessa di questa lunga storia che andremo adesso a raccontare, molto molto intensa. Alberto, tu sei partito molto giovane dal Sulcis, Sì, dove a Sant'Adi, abitavi innanzitutto qui? A Sant'Adi. Cosa faceva mamma poi e commercianti, mia madre alimentari, mio padre era negozio di tessuti, merceria papà? e cartolibreria anche. Da chi hai preso la passione della musica? Da mio padre perché lui suonava diversi strumenti, suonava il clarinetto nella banda. Poi da più giovane suonava il mandolino e la chitarra, insomma, e comunque Si è trasmesso mi questa ha trasmesso passione. questa passione. In casa la musica c'è sempre stata, mi ricordo piccolissimo alla festa di Piscinas. Io avevo 3 anni e stavo aggrappato ai pantaloni di mio babbo che suonava il clarinetto nella banda, quindi. Bellissimo. E a quanti anni hai iniziato a suonare, a comporre musica? Più Comporre più tardi, tardi, ma allora. a suonare diciamo verso i 9-10 anni. Ah, presto, e Sì, con quale strumento hai con la iniziato? chitarra. Con la chitarra allora non è come oggi, era molto diverso. Non c'erano strumenti, non c'era nulla. Di che anni Quindi parliamo? stiamo parlando di metà degli anni 60. E Ok. quindi ho imparato sulla chitarra del fidanzato di una mia cugina, quindi è una chitarra terribile, una Carmelo Catania che lui faceva con le corde altissime che scambiavamo con mio cugino, diciamo, scambiavamo. Musica si suonava? Allora sì, noi c'eravamo, diciamo, formati per suonare nei complessini. I complessini, poi i complessini suonavano per le feste, diciamo, le Quindi facevate feste. canzoni popolari o tipo Gianni Morandi? Cosa No, facevate? beh, già, non so, Gianni, ma no, Una rotonda sul mare, qualcosa qualcosa di di questo più, genere? qualcosa di Di più, più? diciamo, che avevamo anche delle piccole ambizioni, quindi abbiamo fatto un po' di tutto, però la formazione era quella verso il soul, il Ok. pop. La musica soul, quindi Otis Redding, Ray Charles, Ah, cantavate già anche in inglese. sì, ma anche in italiano. Senti, e poi a 19 anni decidi La di partenza. partire. Innanzitutto perché sei voluto partire? Sono partito perché le scuole, diciamo, secondarie, ho fatto il liceo artistico e quindi il liceo artistico non è che avesse moltissimi sbocchi, diciamo, il liceo artistico a Cagliari. E tra gli sbocchi c'era architettura e quindi mi iscrissi in architettura. Quindi non pensavi che il tuo futuro fosse la musica? Ma non lo escludevo comunque. Ah, ok, però hai studiato artistico. Sì, perché allora studiare musica a quell'epoca voleva dire fare il conservatorio, fare una cosa molto, molto che riguarda la musica classica. Allora non c'erano le aperture di oggi, i conservatori non c'era il jazz, non c'era la musica popolare come oggi, no? Non c'era, era impensabile. Quindi io avevo un po' di terrore di quella formazione classica che mi avrebbe un po' Ho capito. costretto e imprigionato. Quindi il liceo artistico era del E quindi resto sei partito, dove sei andato? Firenze. A Firenze. Come mai hai scelto Firenze? Perché è città d'arte. Città d'arte, forse perché anche c'erano altri miei, Ah, diciamo, amici o compagni che qualcuno. andavano a iscriversi a Firenze. E a Firenze ci sono state tante evoluzioni. Tanti Sì, a Firenze, beh, sì. Tanti incontri. oltre allo studio, diciamo, all'università, poi io volevo continuare a suonare, naturalmente.
assolutamente. No? Quindi tu hai fatto l'università, sei riuscito a fare architettura? Sì. Bravissimo, hai mai fatto l'architetto? Sì. Bravo! Sì, sì. Ah, poi, vedi. L'ho fatto per circa 20 anni. Cos'hai fatto? Di interni o? Interni anche, diciamo, ho lavorato con mia sorella che è ingegnere per una 20 anni, forse anche di più. Ah. Diciamo, e anche ho collaborato al restauro del centro storico di Trattalias. Del centro storico? Sì. Ah, di Trattalias, sì. Che è bellissimo. Sì. È il paesino più carino che c'è, qua veramente un borghetto così antico, bellissimo. E poi anche molte cose, diciamo, architettura di interni, design. Poi naturalmente, lo sappiamo, un po' l'economia è andata come è andata, e il lavoro è sempre stato diminuito, no? Vabbè, però hai scelto una strada che proprio non era facilissima. Contemporaneamente? Ho sempre come fatto, ti sei? Ho sempre fatto, hai sempre, ho sempre fatto il musicista. Ci sono anche delle integrazioni, però, tra la musica, diciamo, l'urbanistica che ho curato, insomma. Per esempio? A livello paesaggistico, cioè di studiare, per esempio, le musiche, no? Sì? Rispetto a un contesto urbanistico, ecco, diciamo, quindi cioè, le musiche della montagna, okay. Le musiche del mare, ecco, okay. Cioè il cambiamento del contesto comporta anche il cambiamento delle musiche, del contesto. Ok, sei andato un po' oltre, diciamo. Io quindi ho cercato sempre di integrare l'incontro con Caterina Bueno, cioè, per cui io che ero diciamo, andavo verso quel genere di musica che, di cui ti ho parlato prima, no? Diciamo un genere di musica blues, sì, sì, tutto. Poi mi sono trovato al cospetto della musica popolare tramite Caterina Bueno, cioè lei mi ha indirizzato un pochino verso la, mi ha fatto conoscere la musica popolare, che io non è che non la conoscessi. Però sai, come tutti i giovani, si era un pochino, non dico che si disprezzava, ma la si teneva un pochino così, come una cosa ai margini. Un po' dei sottobordi. Ai margini, no? Una cosa che, di cui vergognarsi anche, di cui vergognarsi. E lei invece? Beh, lei, essendo una ricercatrice che era già quotata, era già molto conosciuta. Sì, già molto famosa, sì. Come sì. L'hai conosciuta? Ah, è stata incredibile la conoscenza con Caterina, perché l'ho conosciuta tramite un cantante del comunale, un baritono, un cantante baritono del comunale, che lui veniva a mangiare alla mensa. Cosa vuol dire un cantante comunale, scusa? Della banda? Del teatro comunale di Firenze. Ah, ok. E quindi mi disse, lui era più grande di noi, no? Però gli amava stare con i giovani e sedeva a mangiare con noi, mangiava la mensa, via San Gallo. E un giorno mi disse, guarda, c'è una cantante che sta cercando un chitarrista. Come si chiama? Caterina Bueno, la conosci? No, però se dovessi portare da lei non dirglielo che non la conosci. Ok. Non dirglielo. E quindi poi ci fu l'incontro. E io completamente sprovveduto da quel punto di vista, no? Quindi ti ha stupito molto. Ero sprovveduto nel senso che non mi ritenevo all'altezza di poter fare le musiche, perché prima di me c'erano stati dei grandissimi chitarristi che l'accompagnavano, come Flavio Cucchi, Daniele Andriola, cioè delle persone di altissimo livello che. Però, insomma, la cosa andò avanti. Ma lei era più grande di te? Sì, 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 più grande, più di 10 anni. E comunque, secondo te è stata lei a trasmetterti la forza, il coraggio, la passione di dire mi metto anch'io a tradurre i testi allora, in dialetto? Perché poi tu ti sei un po' specializzato in questo, sì, no? Sì, successe questo, che poi io dimenticai per. Allora si doveva fare il rinvio per il militare e io mi dimenticai
di andare militare? Di fare il rinvio. Ah, e quindi dovetti partire militare. Al ritorno, prima suonavano solo canzoni, diciamo, toscane. Al ritorno mi trovo un progetto molto interessante. Ah. Diciamo, un progetto interregionale che riguardava, diciamo, le musiche delle rispettive regioni a cui noi appartenevamo. Sì, appartenevamo. Quindi tu quindi, della Sardegna. Avevamo Sardegna, Lazio, Francesco Giannattasio, un professore della Sapienza di Roma, insomma, diventato poi in seguito, Caterina e Aldo Nichil, che era salentino. Ah. Aldo Nichil era salentino, e quindi quattro regioni. Tu devi sviluppare delle musiche che fanno parte della tua regione. Ah. E questo era, diciamo, un compito ancora gravoso. Arduo anche. Però durante il militare... Cosa è successo? E conoscendo diversi compagni, diciamo... Avevo avuto modo di migliorare le mie conoscenze nel campo della musica tradizionale sarda. Ah, ok, casualmente. Capito? Ma sì, perché poi anche lì facevo musica, anche da militare facevo musica, perché ero nella fanfara dei bersaglieri, quindi continuavo a fare tournée anche durante il militare, no? E lì cosa suonavi, la tromba? No, suonavo la tromba per servizio, per i segnali. Ah, no? Facevi tu l'alzabandiera? L'alzabandiera. Cosa si faceva? Silenzio anche? Il silenzio. Che meraviglia. E poi... Però io suonavo il flicorno tenore. Cioè il... Cos'è? Bombardino, detto il bombardino. Non lo so. È uno strumento così, suona così. Una grossa tromba, diciamo. E quindi maturai queste conoscenze che poi portai all'interno del gruppo di Caterina, e quindi ero già abbastanza orientato verso questo spettacolo che ideò Caterina, si chiamava Ed ora il ballo, e diciamo che è stato un grande laboratorio. Ecco, un laboratorio, uno spettacolo, ma cos'era, un tour? Sì, si facevano degli spettacoli. Delle serate, degli spettacoli, e ognuno di voi cantava canzoni popolari nella propria lingua? Era non proprio, cioè c'era della condivisione musicale. Ah, ecco. Cioè non è che ognuno cantasse da solo. Ecco, ok, eravate un gruppo. E da lì, da questa, diciamo, miscellanea, partivano altre storie che poi diventavano. Senti, ma tu te la ricordi la prima canzone, quindi in quel compito che ti hanno dato lì, che canzone avevi scelto? Ho scelto un ballo di un vecchio suonatore del mio paese che si chiama Subalu e Ziugarta, e poi alcune altre cose. Che lui, questo suonatore, però era un fisarmonicista. Ah. E ho fatto la prima trascrizione di questo ballo, mettendoci anche però, come sempre, delle cose mie, delle cose, diciamo... E poi passano gli anni. Passano gli anni e il gruppo, diciamo, in Toscana poi continua un po' a fare il ballo, il progetto del ballo continua in un certo senso col gruppo Ritmia, dove c'era Riccardo Tesi, Daniele Craig ed Enrico Frongia. Questa è la base originale, diciamo, un gruppo. Quali sono gli aneddoti più importanti della tua carriera? Quali, magari, spettacoli più famosi, o un disco andato particolarmente bene, una scrittura? Cos'è? Beh, i dischi belli sono questo, appunto, del Ritmia, del gruppo Ritmia, Forse il mare. Perché stavamo a discutere, ci volevo la parola mare nel titolo, però... L'avete chiamato Forse il mare? Non tutti erano d'accordo, alla fine lo studio fotografico di Bologna, non mi ricordo il nome, dice Forse il mare, forse.
che poi è stato un disco anche pubblicato negli Stati Uniti. Sì? Sì, Ah, pubblicato. questa è stata una grande soddisfazione. Contemporaneamente avanzava diciamo, il trio Argia. Il trio Argia, con Enrico Frongia, cioè il duo prima all'inizio. Il progetto Argia, diciamo. Il progetto Argia è un progetto basato appunto sul ragno velenoso, dalla cui Perché puntura Argia significa ragno? Argia è il ragno, Velenoso. Non lo la sapevo. taranta, diciamo, è la taranta dal quale si guarisce tramite la musica e la danza, tutta una serie Ah, ma che storia incredibile E questa questa! storia diciamo, è quella che ha segnato praticamente E come vi è venuta l'idea di forse questo? tutta la mia vita. Sì? Diciamo perché ancora adesso Suonate voi. non è presente diciamo, nel mio fare musica, cioè sento questo impulso di dover suonare Per guarire. un pochino sì, non ne ho la pretesa No, naturalmente. no, 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 però ti... Vabbè, ma è constatato scientificamente che la musica e alcuni strumenti siano proprio anche utilizzati in medicina, giusto? Sì, la ritualità, perché tu pensi che appena uno viene appunto, no? Da questo Ma animale, pensa. da questo animale, chi si chiamava? La prima persona che si chiamava era un musicista. E Mica non il dottore, il musicista. chissà dov'era il dottore, magari a lontano, si chiamava musicista e questo musicista avrebbe dovuto individuare, suonare per l'anima, perché attraverso la puntura ti entra un'anima, Sì, no? quindi energia. Individuare quale musica sarebbe piaciuta Alla tua. all'anima che ha invaso la tua persona. Tu sostieni che la tarantola abbia un'anima di una persona, per esempio, una moglie tradita, una fidanzata, non lo so, però quasi sempre comunque donna, a quanto pare, che va a pungerne un'altra donna. Che va a pungere una no, che punge il. Che punge la persona all'argiato. Ah, ok, viene punto la persona berrata, argiata, cioè quella debole in quel caso. Debole nel senso che magari sta riposando dai lavori della mietitura, dai lavori molto pesanti, e magari si riposa sotto un albero, in quel senso, in quel momento viene punto. Ma quindi tu dici potrebbe essere legato al fatto della stanchezza o defiance o perché magari sei arrabbiato o nervoso e No, ti colpisce? soprattutto No, la stanchezza. la stanchezza. Quindi la tarantola imbestialita O disturbata, semplicemente disturbata. va a pungerti e il musicista veniva a Deve scoprire. scoprire tramite un'operazione che si chiama l'esplorazione musicale. Esplorazione musicale, cioè lui deve capire quale musica Può guarire la tua può anima, ma dare sollievo alla sua alla persona, l'anima alla della persona. persona in questo Sì, caso, alla però persona. perché sta assorbendo Però, l'anima, certo. è constatato che faceva bene, quindi cioè, si moriva lo stesso Sì, perché a un certo o punto era subentra. un accompagnamento alla A un morte certo questa punto musica? no, la morte è insomma difficile, però Ah. subentra uno strato di uno stato di. Una volta individuata la musica, che funziona. Si continua a suonarla per un paio di giorni, sempre la Ah, stessa. Quindi addirittura. Ah. praticamente si entra in uno stato di trance, cioè ha a che fare anche con la trance, questa storia, no? Come strano. Poi sono altre cose, tantissime Una cose cosa psicologica, vuoi? che si facevano, tipo siccome il veleno animale è termolabile, Cioè? allora si scioglie col calore. Allora, il malato poteva essere messo in un forno tiepido, oppure in un sacco e ricoperto di letame, no? E poi c'era il ballo, poi alla fine di tutto questo c'era il ballo intorno al malato. Ma scusa, ma questa pratica, no, Anni 50 è finita, in Sardegna. è finita negli anni 50. No, perché sarei
Poi ci sono, curiosa di andare a vedere. ci sono le in maniera di in numero dispari, le donne che danzano intorno al malato, eseguono una danza. In un primo momento, Quindi o tre o cinque o sette? in un primo momento questa danza è, rituale. In un secondo momento, quando si comincia a intravedere i segni di guarigione, Ah. la danza diventa carnevalesca, nel senso che Festa. le donne si tirano su, Le le gonne. gonne, insomma, allo scopo di suscitare il riso nel Nel malato. malato. Quando avviene questo, lui si alza e balla insieme a tutti quanti. E Ma la storia, è affascinante questa si storia. chiude qua. Ultimamente, alla fine di giugno, abbiamo fatto una rievocazione. Siamo Ecco. stati invitati per una rievocazione del rito Storica. Ma dell'Atalanta a Galatina. quindi viene fatto. Ah, ecco, ma l'origine appunto non è per forza sarda. L'origine è mediterranea, forse io ho trovato anche delle tracce in Senegal di Ah, infatti ti stavo questo rituale. dicendo che mi sembra molto una roba di tribù. Spagna, ho trovato le tracce, però hanno delle modalità completamente Diverse. differenti. Comunque avete fatto una rievocazione storica e quindi avete Hanno provato. fatto, allora lì c'era a cui siamo stati invitati noi, abbiamo cercato di fare di unire in un concerto l'argia all'Atalanta. Come ti ho detto all'inizio, questa cosa parte da 50 anni fa, dove nel gruppo di Caterina io avevo conosciuto Aldo Nichil, che era salentino. La cosa si è ricongiunta, Eh sì, cioè tu pensa, cioè la bellezza, Sì. cioè la bellezza di che hanno queste cose quando tu, le porti avanti, portare avanti, non so, come portare avanti un sogno, non so. Oggi tu stai portando avanti questo sogno, Sì, giusto? questo Continui non. tuttora e continui dalla tua terra di nascita, per cui sei tornato nel Sulcis, vero? Il Sulcis, sì. Quando hai Beh, deciso di tornare e perché? sono deciso di tornare perché mi ero riprodotto, Sei diventato padre, sì. diventato padre, quindi poi avevo questa piccola casa in costruzione, ci tenevo moltissimo. Avanti anche perché avevo speranze di rendere un pochino al territorio quello che avevo appreso, Portare avanti le fuori, tradizioni, quello che avevo appreso fuori, riportarlo qua, riportarlo qua, svilupparlo sì. Le e portare avanti le tradizioni e farle conoscere alle nuove generazioni. tradizioni, anche Ah, anche nuove cose, delle sì. cose che Infatti, avevo appreso, imparato, insomma. quando ti ho Cioè, conosciuto, perché tu sei venuto al Carignano Wine Music Festival, siete sì. venuti a suonare, infatti tu, il tuo intento era stato proprio quello, di coinvolgere la gente comune e insegnargli queste canzoni, ma proprio, ma secondo me hai ragione, non è perché è di nicchia, proprio perché magari non la Di nicchia, conoscono. cioè, adesso gli organizzatori di festival chiamano quello che è di nicchia ciò che non produce quattrini, Ah. cioè denaro, vil denaro. Quindi la storia si mette lì, perché la gente è in grado di capire, anche se non lo capisce per competenze, acquisite, lo capisce per sentimento, lo capisce per. Non si può Senti, dare. oggi a cosa stai lavorando in questo periodo? Diciamo che Perché tu continui a lavorare. adesso è un periodo in cui, io ho fatto molte composizioni, nella vita, no? Però le composizioni le ho sempre eseguite con piccoli insiemi. Ora mi piacerebbe, sto tentando di rimettere mano a queste composizioni per farle diventare un po' più orchestrali. Ah. Cioè di suonarle con insiemi più che vanno oltre il quartetto, il sestetto. Ecco, il vostro quartetto, no, trio, Il trio Argi. è composto di quali strumenti?
Ma siamo, diciamo io, chitarra, clarinetto, voce, poi c'è Enrico Frongia, chitarra e voce, Massimo Perra, le percussioni, organetto e fisarmonica, che Ogni siamo noi quanto tre. fate le prove, vi Ma tutte trovate? le volte che c'è un concerto ci troviamo una o Prima? due volte per cercare di arrivare al concerto. Preparati. La cosa che ti ha reso più orgoglioso, un qualcosa che ti hanno detto, un premio, qualcosa che ti ha stupito, che tu dici sono orgogliosa di aver fatto questa cosa. Mi mette in difficoltà. Ah, Magari più di una. sono più di uno, sì. Magari un riconoscimento, oppure un concerto andato particolarmente bene, la parola di qualcuno di stima. Ah, mi ricordo un concerto tantissimo tempo fa a Saint-Chartier, dove Dov'è? in Francia. Dove avevo suonato un ballo sardo, insomma, c'erano 30.000 persone Ah, come caspita. spettatori. Io suonai questo ballo e ebbe un tale successo che la gente, quando ho finito, stava salendo sul palco. E voleva continuare? Stava salendo sul palco a frotte. Non capisco perché ho. Insomma, sono dovute intervenire le guardie giurate Presi mi hanno dall'entusiasmo. portato via. Mi hanno portato via. Questo è un bel successo, insomma, Bel un ricordo. ballo sardo, insomma. Va bene, Non Alberto. sempre. Grazie, grazie mille di averci ospitato a casa tua. Tra Grazie l'altro siamo in un posto a te. È favoloso. stato un piacere. Grazie, grazie, sei sempre molto disponibile, come tutti voi qua del sud della Sardegna, che io adoro tanto, e grazie a tutti i telespettatori. Un abbraccio a tutti, alla Ciao, prossima. ciao.